Bene carissimi, torniamo. Adesso affrontiamo un altro tema di Mareva Tratta, cioè i dettati, sono chiamati così, cioè le locuzioni interiori che lei ha avuto, che sono state tantissime. L'erede, il centro editoriale Valtrottiano, ha raccolto questi documenti. In questo momento almeno sono quattro i libri. Il primo è I quaderni del 43, questo qui è l'edizione mia, ma è sempre edito dal centro editoriale Valtrottiano. Poi ci sono I quaderni del 44 che riguardano questi il 1943, questo è il 1944. Poi c'è i quaderni 1945-50, in cui tra l'altro c'è dentro anche il commento dei primi quattro capitoli dell'Apocalisse, e poi hanno raccolto in questo, che hanno chiamato i quadernetti, fogli sparsi, aggiunte varie, e l'hanno raccolto in un libro, si chiama I quadernetti, e c'è dentro, sono gli anni che vanno comunque dal 43 al 50, anche questi. Poi vedremo anche di capire come mai si fermano questi anni, perché Mareva Tratta muore il 12 ottobre 1961, ma dal 57 al 61 resta un po' assente, resta completamente assente, ma riprenderemo questo valore. Ora, i quaderni del 43, come i quaderni del 44, eccetera, rappresentano l'anno, e qui ci sono prevalentemente dettati, cioè ciò che Gesù inizialmente gli ha detto nel cuore, ma poi c'è un passaggio, il passaggio è questo, che Gesù si fa vedere. Quindi sono dettati da una persona che Mareva Tratta vede, persona fisica, perché la abbraccia, la stringe e fa fare tutta una serie di altri gesti, ma anche in maniera che non tutti capiscono, ma Gesù si siede su una sedia lì vicino al letto, alla destra di Mareva Tratta, si siede e lì detta. E se viene interrotta, Gesù si ferma e poi si ricomincia. Gesù in carne e ossa e detta. Qui abbiamo i dettati, sia quelli che ha ricevuto nel cuore, sia quelli che sono stati letteralmente dettati. E qual è il compito di Mareva Tratta? Lei scriveva. Scriveva. E qualche volta poi riprende quello che Gesù dice, riprende il dialogo che lei ha avuto con Gesù. Questa è quasi un rapporto devoto, ma molto devoto, ma anche franco, ma anche umano divino. E qui si mostra anche in questo, come nell'Evangelo, come nel poema dell'uomo Dio. Si mostra il Gesù vero uomo, non solo uomo, certo, vero Dio, ma veramente uomo. È interessante, sono i quaderni, perché ci fanno vivere i momenti. Vedete, noi abbiamo la prima cosa che Mareva Tratta ha scritto è la sua autobiografia, quella che gli chiese Padre Migliorini all'inizio del 44, del 43. Fine 42, inizio. In 2 mesi lei scrive la sua autobiografia per il suo direttore spirituale, non perché sia pubblicata, non per farne un libro, ma perché il direttore spirituale la conosca. E quindi descrive se stessa, dentro e fuori, speranze, delusioni e di tutta la sua vita. E così abbiamo dei momenti incredibili, così quando viene colpita alla schiena, così come deve le persecuzioni di sua mamma, così quando sua mamma gli impedisce di avere una relazione, oggi diremmo un fidanzamento, una relazione d'amore con un paio di persone, così come poi pretenderebbe invece che andasse a sposasse con qualche persona che piaceva a lei, ma Maria Valtorta a quel punto lì aveva già altri pensieri. Qui Maria Valtorta, quando accade questo, è già in qualche modo a letto, bloccato in un letto.
Lo rivedremo questo. Io vorrei proprio dirvi qual è il valore di questi, qual è il valore di questi libri. Queste visioni sono importanti perché è Gesù che parla su temi, i temi più vari, ma tutti importanti. E a volte addirittura sono vere e proprie profezie. Ad esempio, l'Italia conosce un momento terribile. È fortunato da un certo punto di vista perché il 25 luglio 1943 cade il fascismo. Ma Maria Valtorta lo sa 2 giorni prima. Glielo dice in maniera indiretta Gesù. E quindi quando vedrà i giornali, non il 26 ma il 27, scopriranno tutti gli italiani, quindi Maria Valtorta, quello che Maria Valtorta sapeva già 3 giorni prima. Era finita un'epoca, anche se la guerra continuava con tutte le tragedie che da quel momento cominciavano. I quaderni quindi sono molto importanti perché sono commenti a brani della Sacra Scrittura, brani interi, oppure sono direzioni spirituali che Gesù fa a Gesù o l'angelo, ma ancora Maria Santissima, e poi alcuni santi, San Pietro, ad esempio. Oppure Santa Teresina, certo, bellissima ovviamente la presenza di Maria Santissima. Io adesso voglio leggervi un brano, il primo proprio, quello che ha aperto ogni cosa. Ed è quello della mattina del Venerdì Santo, 1943. Vi ricordo che io lo prendo dai quaderni del 1943, che sono editi tutti, questi come tutti i libri, dal centro editoriale Valtortiano di Isola del Liri. Se i libri li volete acquistare, potete andare lì sul loro sito internet, oppure potete andare in una delle tante librerie che ci sono su internet, oppure anche magari sotto casa. Voglio leggervela perché così inizia la storia della scrittrice Maria Valtorta. Scrittrice non per sé, come nell'autobiografia, ma per qualcun altro. Ed è interessante, lo dico qui, perché questo tocca l'Italia. Lasciatemi dire questo. Maria D'Agreda, che ha scritto queste 2000 e passa pagine della Città di Dio, era spagnola. La beata Caterina Emmerich era tedesca. Teresa Neumann era tedesca, Maria Valtorta è italiana. Guardate, chi conosce l'italiano bene nota come alcune parole sono tipicamente fiorentine o tipicamente viareggine. E questo è bello pensare che la Madonna ha parlato nella nostra lingua, che Gesù ci ha raccontato le cose nella nostra lingua. Adesso la fatica che fanno gli altri per le traduzioni, per noi non esiste. Noi sappiamo che Gesù si è espresso così, dovremmo cercare di capire, ma si esprime così. Vi leggo loro qualche cosa. 23 aprile, dice Gesù: la prima volta mio padre, per purificare la terra, mandò un lavacro d'acqua, la seconda mandò un lavacro di sangue. E di che sangue? Né il primo né il secondo lavacro sono valsi a fare degli uomini dei figli di Dio. Ora il padre è stanco e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno, perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo e il loro dominatore, Lucifero, li tortura per spingerli a bestemmiarci per farne dei suoi completi figli. Vi ricordo che siamo nel 43, è un momento di passaggio. Sembra che la Germania stia ancora vincendo, ma in realtà la Germania è già sconfitta, ma loro non lo sanno. Sembra che il razzismo nazionalsocialista vinca. Ecco, questo è l'inferno che si scatena e tortura gli uomini per spingere a bestemmiare. In un altro momento abbiamo questa bella immagine, dice, vedi, vince uno, vince l'altro, non è importante per il diavolo. L'importante è che gli uomini ci bestemmiano per lui. E
È importante per lui che gli uomini litighino, si maledicano fra di loro, si odiano, perché è questo che vuole lui, Lucifero, cioè il diavolo. Noi siamo Dio, il Cristo, noi vogliamo la pace fra gli uomini, ma ci vuole che gli uomini corrispondano. E continua così. Io verrei una seconda volta a morire per salvarli da una morte più atroce ancora, ma il Padre mio non lo permette. Il mio amore lo permetterebbe, la giustizia no. Sa che sarebbe inutile, perciò verrò soltanto all'ultima ora. Ma guai a quelli che in quell'ora mi vedranno avendo eletto loro signore Lucifero. Non vi sarà bisogno di armi nelle mani dei miei angeli per vincere la battaglia contro gli anticristi. Basterà il mio sguardo. Oh, se gli uomini sapessero ancora volgersi a me, che sono la salvezza. Non desidero che questo, e piango perché vedo che niente è capace di far alzare il capo verso il cielo, da dove io tendo loro le braccia. Diamo l'appuntamento la prossima volta, ringraziando Maria Vision di questo incontro e di questa trasmissione. Grazie a voi. Stella del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù.